questa flogosi, quando diventa un evento cronico, determina una sorta di rimodellamento tessutale e fa in modo che si crea un circolo vizioso con progressione della malattia. Se noi che siamo sul territorio, quindi siamo il primo impatto della sintomatologia, riusciamo a cogliere il momento flogistico non solo come un momento che altera la qualità della vita nell'immediato, ma anche come momento eziopatogenetico importante che determina poi un atteggiamento terapeutico diverso e una finestra precoce di trattamento dell'IPB, probabilmente in termini curiamo oggi per avere un risultato migliore domani. Ovviamente quando poi si parla di flogosi IPB dobbiamo dire che è l'estratto esanico della Serenoa repens che è l'unica avvalorata dall'EMA ed è quella che può dare una, come dire, degli effetti effettivamente terapeutici a distanza. Un altro aspetto che intendo sottolineare è che il trattamento con estratto esanico di Serenoa repens diciamo non annulla gli altri presidi terapeutici, perché è stato visto che laddove venga utilizzato in associazione all'alfalitico ma anche agli inibitori delle 5 ARI dà una risposta notevolmente e statisticamente migliore rispetto ai soli trattamenti singoli. Per cui un approccio che tenga conto sia della sintomatologia, quindi vedi alfalitico, ma anche dell'azione che ha sulla sintomatologia l'estratto esanico della Serenoa repens può fare veramente la differenza sia in termini di qualità di vita immediati del paziente, cioè quindi una risposta terapeutica nel qui ed ora, ma può preservare e può fare una differenza su quello che poi è la terapia a lungo termine.